Ciao e benvenuti in questo momento di equilibrio naturale offerto da Mariene. Oggi ci dedicheremo alla seconda parte della preparazione alla corsa attraverso tre asana della disciplina dello yoga. Prima però vediamo un piccolo riepilogo della posizione vista nel video precedente. Sto parlando del cane a testa in giù. Quindi vi ricordo che si parte da una posizione plank, quindi distendo le gambe, e quello che devo fare è andare a creare una rovesciata dove spingo attraverso le mani e cerco di premere i talloni verso il pavimento, creando lunghezza nella schiena e creando lunghezza anche nella parte posteriore delle gambe. Dal cane testa in giù passiamo al secondo asana della nostra preparazione alla corsa. Sto parlando della posizione della ghirlanda. Quindi, da questa posizione, le mani le posizioniamo al centro, andiamo ad appoggiare entrambe le piante dei piedi al pavimento. Da qui, quello che devo fare è scendere con le anche fino a dove riesco. Cerco di appoggiarmi e cerco di non staccare i talloni da terra. Se non riesco a mantenere questa posizione, i talloni si staccano, posso appoggiarci un rilievo sotto, come ad esempio una coperta, uno spessore. Da qui lascio cadere le anche, con i gomiti vado a creare un contatto con l'interno delle mie ginocchia e porto le mani al cuore. Spingo in fuori il petto e abbasso le spalle. Rimango in questa posizione per almeno 30 secondi e percepisco tutto il beneficio a livello delle anche e della catena posteriore. Se sento che il petto comincia a chiudersi, cerco di aprirmi, avvicinando le scapole più di me. Riporto le mani a terra e ritorno in posizione iniziale. Questo momento di equilibrio naturale è offerto da Mariene, che in questo periodo ci propone la mela Granny Smith, dalla polpa succosa, compatta e croccante. Il suo sapore è agrodolce e rinfrescante, per questo è molto usata nei sorbetti, nei succhi di frutta, nei cocktail, ma la potete trovare come ingrediente anche con le salate. Per le sue proprietà nutritive è particolarmente indicata come sportivo prima o dopo un allenamento.